11 il punteggio per Fasano. 7 metri tiro dai per, 7 metri per difesa in area da parte di Bearevic, come dice l'arbitro, visto Bearevic che è andato a tagliare, se eccolo qua, sì, Bearevic ha tutto il piede sinistro all'interno dei 6 metri, non poteva far altro. Di nuovo contro Fobbio, hanno avuto tante battaglie i due insieme contro, adesso Marrocchi la finta, non la rete. Grande personalità per Marrocchi, quarta rete per lui, più 7 Fasano. Adesso c'è una doppia marcatura uomo da parte del Carpi su Rubino e Bearevic, due terzini, cerca di essere un po' più aggressivo Bearevic, Berzic, c'è spazio naturalmente per gli altri, De Santis. È chiaro che questo tipo di difesa ottiene dei risultati, insomma, di infastidire l'impostazione del gioco, ma se passa il pallone naturalmente è come una coperta corta, c'è poi lo spazio, diciamo che quando, per gli altri che si devono prendere la responsabilità. Quando c'è una difesa così profonda, la 4-2 è molto rischiosa per la difesa, perché chiaramente gli altri 4 hanno più spazio per attaccare, come è successo in questo caso, dove De Santis è stato molto bravo a trafiggere Malavasi. 20-12 l'attacco per il Carpi. Marrocchi, Zoboli, bravo. Murata, la sua conclusione, può ripartire subito Berzic, lascia però a Bearevic, si ricomincia, si può ragionare per il Fasano. Berzic non ha mai smesso di incitare la propria squadra, il pubblico di Fasano presente qui a Noci. Berzic se ne va, para Malavasi, che parata, ha fatto una bellissima cosa Berzic, però Malavasi ha chiuso completamente la porta. Forse questa difesa in queste situazioni non è stata proprio impeccabile, ha dato tantissimo spazio all'attacco del Fasano. Ancora una, però una bella risposta di Malavasi. Zoboli, bella l'idea dentro Fobbio, anche qui gran parata di Fobbio. 2 minuti, esclusione temporanea per Rubino, dunque, e 7 metri, situazione che è favorevole al Carpi. Basic guadagna il 7 metri, anche l'esclusione di Rubino abbiamo rivisto, c'era tutto, nulla da dire, impeccabile la decisione arbitrale. Dunque il tiro dai 7 metri per Piccinini. Per quanto riguarda i due portieri siamo a 9 parate a testa, quindi Malavasi si conferma in gran giornata come all'andata. Fobbio ha migliorato di tanto il suo apporto alla propria squadra. Piccinini contro Fobbio, passa il pallone, la rete dai 7 metri, la panchina del Carpi in piedi ad incitare i compagni che sono sul terreno di gioco, sul parquet dell'Entina Noci. Berzic, e adesso torna in 6-0 la difesa del Carpi, in Fasano con inferiorità numerica. Bearevic, Berzic, inferiorità numerica di attacca. Bearevic, ma alla conclusione, rete! Questa è una rete importante per la formazione pugliese, perché è ottenuta in inferiorità numerica. E qui si è fatto sorprendere la difesa. 3 persone su Costanzo hanno lasciato completamente libero Zoboli, Bearevic. Bella la sua penetrazione. Maione forse rischia anche 2 minuti. Bella la scelta da parte di Zoboli. Gli è andata non ci bene. Ha pensato su. Comunque grande penetrazione da parte di Zoboli. È stato sorpreso Maione. È rimasto un po' piantato con le gambe. Doveva flottare un po' di più. Piccinini. Contro Fobbio. Passa ancora il pallone, più o meno come il tiro dai 7 metri precedente, 21-14. Non c'è più, perlomeno in questi primi 12 minuti, quell'intensità pazzesca del primo tempo da parte del Fasano. Di contro il Carpi si è stabilizzato in difesa, ha cominciato a giocare per bene, ha cominciato a segnare un po' di più. E adesso è in perfetto equilibrio la partita. De Santis, Bearevic, le finte, c'è palla che viene
fermata dalla difesa del Carpi, c'era stato un fallo, Maion, Bearevic, poi De Santis, ancora Bearevic, vuole la conclusione sinistro, qui che rete, qui è stato sorpreso, è stato sorpreso Malavasi, bravo, forse Bearevic. Non si aspettava il tiro, però di sinistro, sì. Incredibile, ha cambiato mano, davvero una bella azione di Bearevic in un momento molto delicato per la sua squadra, tanto la conclusione, cioè il fallo fischiato da parte della coppia arbitrale, vi ricordo i signori Vincenzo Chiarello di Palermo, Sandro Pagaria di Enna, delegato FIGH, Giovanni Cardone di Napoli. Ancora problemi per Bearevic, forse qualche giramento di testa dopo la brutta botta del primo tempo. Gioco fermo. Certamente adesso sarà molto importante quello che avranno da dare i giocatori dal punto di vista fisico e mentale, naturalmente adesso insomma la voglia anche di portare a casa la finale potrebbe fare la differenza in una situazione equilibratissima. Fasano ha avuto il merito di rimettere in piedi una gara che all'andata era stata, sembrava insomma avesse chiuso tutte le possibilità. Adesso è chiaro però che ha pagato da questo punto di vista e Carpi adesso sta in questo secondo tempo sicuramente trovando maggiori soluzioni in attacco rispetto a quelle che aveva trovato nel corso dei primi 30 minuti. Diciamo anche che non poteva mantenere quell'intensità il Fasano, perché hanno giocato quasi sempre gli stessi, solo due cambi attacco e difesa, anzi stanno resistendo secondo me alla grande. È chiaro che dopo deve uscire, si aspetta qualcosa in più dal Carpi, come sta succedendo, però ricordiamo che ancora più 8 Zaboli, ma Di Fovio. Matteo ha parato Fovio, può ripartire Belzic. Fovio, e qui c'è l'importanza di Fovio, momenti importanti lui c'è sempre, per ristabilire anche la parità numerica in campo. Ecco, c'è Pagano al posto di Bearevic. Berzic se ne va da solo, rete, azione personale del Berzic. Questo è stato bravo Berzic a sfruttare anche il gran lavoro di Maione, che ne ha tenuti due. Zoboli, Pieracci, l'attacco dall'altra parte del Carpi con Zoboli, Di Matteo. Saranno 15 minuti finali caldissimi qui al Palentini Noci. Zoboli, Pieracci che si avvicina. Vogliono passi i giocatori del Fasano, no, c'è stato il fallo però. C'è il fallo di Giannoccaro che si è lasciato cadere, quindi 9 metri ci sono tutti. Eccolo qua, vediamo. Molina torna in campo, sta dando indicazioni ai suoi in difesa intanto Ancona. È chiaro che se ha tantissime difficoltà Serafini, io penso che gli ultimi 10 minuti rischierà anche Scatter, che si sta sempre più riscaldando. Zoboli, è uno sfondamento che ci può stare. Sfondamento, sì. Può ripartire intanto Fasano. Berzic cerca ancora una rete la squadra di Ancona per andare avanti, aumentare il proprio punteggio. Ricordiamo che uno step per Carpi sono già le 20 reti ed è a 14 per il momento la squadra di Serafini. Berzic, poi Pagano, arriva e Rubino, Malavasi sempre molto attento, chiude tutto. Molina, Polito, Zoboli, Di Matteo, Zoboli, c'è Messina su Marrocchi. Zoboli, Molina nell'angolo, Sperti. Ha trovato ancora una volta benissimo la strada, rete. Gran secondo tempo di Sperti, 4 su 4, non aveva segnato nulla il primo tempo e questo secondo tempo veramente sta rivelando fondamentale per, sì, la sua per la sua squadra, perché tiene lì il Carpi.
Pagano, De Santis, ancora Pagano per Brzić. Rubino, Brzić prende posizione, Maione, ma non gli arriva il pallone. Rubino carica, ha caricato alla grande, tanto spazio davanti, buona combinazione, bravo Pagano a creargli spazio, ma se lui riesce a fare i tre passi, Rubino, sono dolori per Malavasi, che non è riuscito a distendersi alla sua sinistra. Comincia a diventare sempre di più importante qualunque azione da una parte e dall'altra. Tempo che scorre via veloce. Molina dentro per 7 metri. Polito, hanno sbagliato la chiusura su Polito, bravo Molina, molto bravo a trovare il compagno, sì. Molina, e qui c'è il tiro dai 7 metri ancora per Terracquia Carpi. Piccinini contro Fovio, non ha mai sbagliato finora Piccinini, non ha mai sbagliato Carpi, percentuale pazzesca da quella linea, ancora Piccinini, rete del Carpi, terza segnatura sul rigore, 24-16, quarta totale per Piccinini. Brzić, De Santis, le emozioni di questo finale di stagione della pallamano italiana, naturalmente sempre sui canali della Rai. Rubino, Malavasi a dire di no, molto bravo Malavasi, determinante come all'andata. Zoboli, passi, c'è intanto Carpi che resta in attacco, li vediamo qui. Sì, ci poteva essere qui l'infrazione di passi, ma insomma è chiaro che in una finale di questo tipo bisogna concedere anche qualche errore alla coppia arbitrale. Zoboli va a cercare Maione, che non gli dà spazio, in attacco sempre Carpi, intanto si permette alla panchina proprio emiliana di entrare in campo con i medici per verificare le condizioni del giocatore rimasto a terra. È un momento molto importante, siamo vicini a, diciamo, ai 10 minuti abbondanti per chiudere questa semifinale di ritorno. 8 le reti di vantaggio, ma in questo momento le 8 reti favoriscono il Fasano, ma però Carpi a 16, e quindi a 16 appena arriverà a 20, a quel punto Fasano dovrà vincere di 9. Esatto, questa è la situazione al momento. Vi ricordo anche sempre il nostro indirizzo Twitter, @RaiSportWeb, #PallaMano, entrate in diretta con noi per commenti e valutazioni di questa semifinale di ritorno, la prima, la seconda si giocherà sabato prossimo a Bolzano, Bolzano-Bressano, tutta la gioia dei tifosi del Fasano. Beh, sempre, diciamo che oggi i tifosi del Fasano non possono recriminare, perché la squadra sta dando veramente di tutto e di più. Attacco da parte sempre della Terracuda Carpi. Palla che viene conquistata da Fasano. Questa è stata una gran difesa, Piccinini. Sì, a un certo punto non ha potuto far altro che buttare la palla. Cosa non si è ritrovato Bellotti che lo passava dietro per l'incrocio. Brutazione. E palla buttata via dal Carpi. Adesso il Fasano che può incrementare. Le ultime forze rimaste alle due squadre che si stanno giocando l'ingresso nella finalissima scudetto. Time out, l'ha chiamato Fasano. Ancona, quindi sentiamo Fasano e poi Carpi. Oh ragazzi, Svenzo rimani, rimani tu, cambia come all'inizio, cambia Pasquale attacco difesa e Fabio con Leo, ok? Oh, attacco lungo,
lungo, la cerca, cazzo di secondo palo, non andare sul primo, ti aspetta là. Ehi ragazzi, Bruno, l'importante è chiamare sempre organizzato, giochiamo con sti cogli, giochiamo tranquilli, grazie, tiriamo sta palla. Oh, occhi col maglio, grazie. Ma neanche a Berti devono arrivare, bravo, perché non ci arriva. Franco Chionchi. Ma questo time out è stato più per forse Francesco Ancona, visto un po' di calo da parte della sua squadra, e ha voluto ricaricare le batterie e ridare un po' di vivacità al suo team e puntualizzare a Francesco Rubino di tirare il palo lungo dove prima Malavasi l'aspettava per parare il suo tiro. Rubino, Pagano, Barziccia, fermato il gioco ma non c'è fallo, rivediamo secondo la coppia arbitrale. Il fallo c'è perché Marrocchi... la scelta arbitrale è stata di non assegnare il fallo al Fasano, però insomma... hanno fermato il tempo perché ha visto il giocatore esattamente attorno. Ancora un po' di discussioni anche sulle due panchine. Perché il tecnico del Carpi ha detto stavamo andando in contropiede, siamo stati fermati, ma insomma comunque sta rialzando. Due altri stanno usando lo stesso metro, gioco sì, nel complesso. Abbastanza duro, chiaramente non può assolutamente. Diciamo, bisogna guardarsi dentro, ognuno. E certo. Nelle rispettive squadre. Intanto sta per ripartire la Terraquila Carpi, 24-16 il punteggio per Fasano. Attacco degli emiliani, meno di 10 minuti alla fine della partita. È stato buttato dentro Skatar negli ultimi 10 minuti. Skatar con diversi problemi che però adesso viene inserito da Serafini, perché capisce che ha bisogno anche della sua classe per puntare alla finalissima. Skatar. E anche il giro di palla con lui è molto più fluido, chiaramente. Adesso il Fasano deve stringere i denti perché con Skatar. Marrocchi. Cade Pieracci, si lamenta. Questa dimostrazione anche insomma del potenziale del Carpi con appunto Skatar che adesso entra. Qui ha recuperato palla, poi però la riperde e dall'altra parte arriva Sperti che non sbaglia, la rete ancora Sperti, nonostante il contatto con De Santis riesce a trovare la rete. Eccolo qua, grandissimo Sperti, secondo tempo eccezionale da parte sua. In questo momento ha messo il Carpi nelle condizioni di essere qualificato. De Santis, Rubino, Bearevic, pallone pesantissimo. Rubino, c'è stato un fallo, si resta in attacco con la Junior Fasano. Maione, Rubino, Bearevic, De Santis. Palla dentro, trazione di passi da parte di Costanzo, perde palla, adesso ha regalato di fatto la palla al Carpi dall'altra parte subito. Bellotti, la rete di Bellotti, dunque 24-18, Carpi che trova due reti molto importanti in questo momento della gara. E le reti sono venute, sei reti dalle ali, dove evidentemente il Fasano ha più difficoltà. De Santis, Rubino, sta difendendo molto meglio il Carpi e in attacco concretizza di più, quindi non dà Rubino la possibilità. Ha subito il fallo, volevano sfondamento quelli del Carpi. Rivediamo, in due sul terzino del Fasano, Bearevic.
Berzic. La palla dentro per Berzic, lo ha servito Beharević, rete del Fasano. Vediamo l'importanza di Beharević, che è stato 8-10 minuti fuori e l'attacco del ne ha risentito tantissimo. Sfondamento adesso da parte di Pieracci e il Fasano, eccolo qua, vediamo. 25-18 l'attacco da parte della squadra di casa. Beharević, Berzic, Rubino. Attenzione perché siamo adesso a 6 minuti, meno di 6 minuti. Beharević, una finta, va dentro! La grande azione di Beharević. Vogliono passi quelli del Carpi, vogliono i passi. Una lamentela molto dura sulla panchina della squadra emiliana. Resta a terra intanto Beharević, rivediamo. Uno, due. Ha palleggiato, forse non si è accorto Basic che Beharević ha palleggiato. Ecco perché si è lamentato dei passi, ma non c'erano, assolutamente non era passi. La rete della Fasano, importante. Ecco qua, rivediamo. Finta, palleggio. Allora, adesso la situazione è favorevole al Fasano, più 8 perché il Carpi non ha segnato ancora le 20 reti che poi costringerebbero la squadra di casa a dover vincere di 9. Siamo proprio lì, davvero a punticino. Sì. E dunque finale caldissimo qui al Palentini Noci per decidere la prima finalista. Pieracci, adesso ogni azione, Marrocchi, ogni azione importante. Skatar, Marrocchi, ancora Skatar, non ha tirato. Marrocchi trova lo spazio, questa Fovio. Fovio resta in attacco. Carpi, questa è stata una parata importante. Pieracci, Marrocchi, c'è stato un fallo, resta sempre lì il Carpi. Azione questa molto importante, come d'altronde tutte è da adesso quelle in avanti rimarranno. Sì. Adesso è Marrocchi sotto passivo, alla ancora Fovio. Poi recupera palla il Fasano, attenzione Berzic. Messina, Beharević. 12 contro 11 le parate a favore di Fovio. Meno di 5 alla fine. Rubino. E questo è un attacco molto, Beharević, molto importante. Si è messo in posizione centrale. Balla conclusione. Che rete. Ha tolto la ragnatela. Ha tolto la ragnatela. 27-18. Seguiamo Carpi. Non a rete. Non a rete di Beharević. Fallo qua. Esclusione temporanea. Due minuti. Per Giannoccaro. Seconda. Momento molto delicato per Fasano. E bravo Skatar con una finta a far commettere questo fallo a Giannoccaro. È stato ingenuo perché l'ha fatto molto fuori. Non era pericoloso in quel momento Skatar. Però un due minuti che adesso, pesa in questo momento. Sì, adesso da due minuti di superiorità numerica che Carpi deve sfruttare assolutamente per rimettersi dentro. È bella questa situazione, dentro fuori con Sperti, ancora la rete di ancora lui. Sesta 19, rete 27-19, ma ancora Fasano è avanti. Fantastico Sperti, secondo tempo fantastico, sesta rete per lui, 6 su 6. Che partita quella di Sperti, tra i migliori insieme a Malavasi e Marrocchi. Per il Carpi, Beharević dentro a cercare Maione che si gira. 7 metri per il Fasano. Sono stati ingenui a lasciare l'uno contro uno e completamente dentro l'area Polito, non poteva che non fischiare 7 metri. Quanto pesa questo pallone, Franco Chionchio? Quanto sarà? Ma Beharević oggi è in giornata, è chiaro che Malavasi gli ha parato due rigori all'andata. Beharević non deve assolutamente ripensare a quello. Rete, rete di Beharević. Decima rete per Beharević, partita stratosferica.
è mancato lui. Meno di 3 minuti alla fine. È mancato lui all'andata. Si sta riscattando alla grande. Del Carpi, Marrocchi per Skatar che perde il pallone. Però sotto fallo. Però in qualche modo recupera Carpi. Dunque l'attacco sempre della formazione emiliana. Sotto di 9. Adesso però raggiungendo le 20 reti, se riesce a toccare quota 20 dovrà vincere proprio di 9 Fasano. Marrocchi, questo è importante. Pala. Questa è stata una parata, Fobio, secondo me parata fondamentale, perché aveva ancora la superiorità numerica il Carpi, non l'ha sfruttata. Non l'ha sfruttato bene, ha avuto, diciamo la verità, il Carpi una grande opportunità con questa superiorità numerica forzare, a meno di 5 minuti dalla fine. Diciamo andava a forzare, è andato a provare a tirare, Fobio era lì ad aspettarlo. Non ha chiuso come il primo tempo sul primo palo dove poteva essere molto più pericoloso, però adesso... Le immagini, le fotografie di questa semifinale che sta regalando tante emozioni. E adesso ha, secondo me, l'attacco del un primo match ball, perché andare più 10 è molto molto importante. Maione, time out. Il time out voluto da Fasano, dunque sentiremo la panchina pugliese e anche quella emiliana. In questo momento Fasano è più 2. Attacco lungo, 1, 2 giri di palla. Attacco realizzato, facciamo 1. Anzi, facciamo Sanile. No, facciamo Ciccio. Facciamo lungo. Ciccio, sì. Ah, no, no, 2 a 1, come se l'avessi chiesto. No, 2 no, 2 no. Franco Chionchio, c'è stato un time out per decidere anche che tipo di schema fare, però è più per ancora una volta per incitare i suoi, perché veramente 2 minuti e 10 alla fine sono vicini a un'impresa che, diciamo la verità, ancora c'è da giocare, ancora c'è da giocare. Siamo con l'attacco della Junior Fasano che avanza con Berzic, difesa forte di Carpi. Bearevic se ne va un po' a spasso, ha cercato con l'esperienza di prendere meno di 2 minuti fallo. Alla fine Maione, Berzic, Bearevic. Berzic si avvicina a Bearevic, lascia a Berzic che prova ad entrare, viene fermato, vogliono fallo. Il passivo, quello di Carpi. Attenzione, si gioca ancora un minuto e mezzo, per un minuto e mezzo, ma il gioco fermo, ci sono state tante interruzioni in questo secondo tempo, anche nel ricordiamo primo. Non 20, è il Carpi deve fare più di 21 reti, deve fare più di 21 reti, perché l'andata il Fasano ha fatto 21 reti. Cioè, intanto questa è una incredibile la rete del Fasano, più 10. Qui è stata, questo è un match ball, primo match ball. Più 10 per Fasano. Learevic a terra. Stavo verificando proprio, sì. Tanto sì. Sono avvicinati al tavolo alcuni giocatori del Carpi molto arrabbiati, naturalmente Carpi che in questo momento se la sta prendendo evidentemente con diciamo avversari esterni a quelli del campo, ma in realtà è un Carpi che in questo finale ha avuto una grande occasione con quella superiorità numerica non sfruttata al meglio. Ma sicuramente deve fare mea culpa per il primo tempo dove il Carpi assolutamente non ha giocato. Quello che diceva Serafini all'inizio della partita, dove doveva partire da 0-0, purtroppo con la testa non è stato così, si sono fatti prendere, perché da
dalla finale del primo tempo a tutto il secondo tempo ha iniziato a giocare da Carpi e praticamente sono quasi in parità, solo che avevano accumulato talmente tanto passivo che non sono riusciti a colmarlo. Comunque attacco ancora da parte del Carpi, che Fasano ne ha realizzate 21 all'andata. Pieracci, tanto è vero che ne deve subire al massimo, ne può subire al massimo 20 Fasano. L'attacco da parte degli Emiliani. Minuto alla fine. Sì, ma deve, un minuto alla fine. Deve recuperare ancora due reti per andare anche, come dici tu, al Scatar. Maione, oramai fallo. Stanno raschiando tutte le energie i ragazzi di Fasano. Sì. Hanno fiutato l'impresa. Adesso non si vogliono far superare. È vicina davvero ad una impresa pazzesca la squadra di casa. 29 a 19 il punteggio, più 10. Qui c'è intanto il fallo, due minuti per l'escursione temporanea Messina. Di Messina. Quindi c'è superiorità numerica ora per il Carpi, sì, però, a 26 secondi, 20 dalla, secondi fine. Dalla fine. Non è... Continuano dalla panchina del Carpi a venire verso la postazione, ma insomma oggettivamente sono tensioni che si capiscono alla fine, diciamo, di una gara che si è messa come non ci si poteva neanche immaginare oggettivamente alla vigilia. Qui prova a tirare Scatar, Fobio, finito, che pala. Dunque, di fatto, virtualmente Fasano è in finale. Mancano 10 secondi, ma gara che vede l'incredibile impresa della Junior Fasano. 29 a 19 il punteggio, quindi vince Fasano 29 a 19. Franco Chionchio, veloce il commento. È meritato il Fasano per l'atteggiamento negativo da parte del... Intanto attenzione qui, attenzione, c'è un po' di nervosismo. Comunque Fasano che merita dunque di passare in finale. 29-19 il punteggio che chiude questa semifinale di ritorno scudetto. Io ringrazio la squadra tecnica e il nostro Vincenzo Belli che ha guidato il tutto dalla regia. Grazie anche a Franco Chionchio. Ci si rivede giovedì prossimo, ci sarà la gara di finale, la prima gara di finale, finalissima dello scudetto della pallamano maschile. Si giocherà a Fasano contro la vincente di Pressano Bolzano. È tutto qui dal Palentini di Noce. Buon proseguimento con i programmi di Resport. Allora, mi sentite? Io faccio l'intervista subito, che poi attacchiamo al pezzo, va bene? Esatto, e poi attacchiamo al pezzo, d'accordo? Ok, tu siamo a posto con te. E poi mi scrivo il pezzo veloce da mandare, va bene? Okay. Comincia con la festa finale, le immagini? Comincia con la festa della fine, diciamo, ok? A posto.
avete un'altra domanda, puoi anche uscire, ok? Appena mi date il via parto, eh. Prova, prova, mi sentite? Prova, prova, prova uno. Ok. Allora, l'impresa del Fasano, che partita è stata? È stata una partita fatta di nervi, di forza di volontà. Dovevamo assolutamente riscattare la pessima figura fatta lì a Rubiera davanti al nostro pubblico, che è unico, è fantastico. Certo, siamo stati... Prova, 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 uno, prova, prova, mi senti? Prova, allora, di nuovo, impresa del Fasano, che partita è stata? È stata una partita fatta di nervi, di cuore, dovevamo assolutamente riscattarci dalla pessima figura fatta a Rubiera davanti al nostro pubblico, che è fantastico e ci ha sempre incitato. Certo, l'assenza di Skatar ci ha favorito, ma oggi avevamo un cuore grandissimo che è andato oltre ogni ostacolo. Abbiamo meritato questa finale e ora concentriamoci sulle prossime partite. Chi preferite di affrontare, Prestano o Bolzano? Guarda, è uguale, chiunque venga, dobbiamo fare la nostra partita e cercare di portare questo benedetto scudetto a Fasano.